Gentili telespettatori, un cordiale saluto dall'avatar di Nando Martellini che vi parla da Bergamo per questa sfida delicatissima tra i padroni di casa dell'Atalanta ed il Milan. È una sfida dal doppio valore, per l'Atalanta è importante non perdere, comunque sarebbe entusiasmante per i giocatori atalantini e per il tifo vincere perché l'Atalanta è invischiata nella lotta per non retrocedere, mentre per il Milan sarebbe entusiasmante l'ennesima vittoria per continuare a mantenere la testa della classifica, una classifica che prima del fischio iniziale delle partite dice che il Milan è in testa con 43 punti e la formazione cagliaritana segue con 42 e quindi abbiamo Juventus con 41 e Torino con 40 punti. Insomma, una classifica davvero importante per queste ultime giornate di campionato e staremo a vedere come terminerà questa 29ª giornata. Ripeto, prima che le gare comincino, questa è la classifica che avete appena visto. Dunque, a questo punto non ci resta che cedere la linea al terreno di gioco e noi ci ritroveremo alla fine del primo tempo. Partiti. Atalanta dunque che comincia la gara, Vavassori, lancio per Doldi, anticipato dal numero 6 del Milan, dunque Milan che riparte con Sabatini. Bigon, lo scambio ancora con il terzino, ancora Bigon, fraseggiano i due, dunque Bigon centra Sabatini, tocca per il capitano, questi a Benetti. Ancora Benetti, ancora il tocco verso Bigon, cambia tutto, l'attaccante rossonero, il cross, attenzione, poi nessuno intercetta il cross e dunque Prati in lotta con Divina, alla meglio l'Atalantino. Bianchi, Pirola, Moro, giocatore sulla quale ci sono le attenzioni di molte big della Serie A perché ha fatto veramente bene in questa stagione con l'Atalanta. Bigon, Sabatini, insistono molto sulla fascia destra i giocatori del Milan. Sabatini, fermato da Pirola, il lancio per Doldi. Ancora Milan che riconquista il pallone con Albertino Bigon, il tocco per Silvano Villa, dunque ancora rossoneri in possesso palla. Schnellinger, il tedesco opta per un lancio verso Prati. Rivera, da questi a Bigon, Milan che presidia il centrocampo degli Atalantini, recupera palla Savoia, il tocco per Doldi, questi a Pirola, ancora Doldi, il passaggio per Moro e poi Rivera conquista un pallone e fa ripartire l'offensiva del Milan, il passaggio per Zignoli, ancora Rivera, il lancio per Pirino Prati però non è preciso e questo insolitamente poiché Rivera è uno dei giocatori più precisi che ci siano non solo in Italia ma anche nel mondo per quanto riguarda passaggi illuminanti. Pirino Prati, il tocco per Biesiolo, attenzione Biesiolo fermato in sandwich da due difensori atalantini, dunque Bianchi, Pirola, ancora il libero Ottavio Bianchi, da questi a Maggioni, Sacco, Vavassori. Lancio per Doldi, fermato dunque Schnellinger, Sabatini, Bigon, Benetti, prova il lancio il centrocampista rossonero ma viene intercettato dunque, palla ancora che torna al Milan, Bigon, il passaggio verso Zignoli, poi Biesiolo, arbitro che dà fa proseguire il gioco per la norma sul vantaggio, Sabatini, Milan che non riesce ad entrare nell'area dei bergamaschi o perlomeno a provare il tiro anche da fuori perché i difensori dell'Atalanta chiudono bene ogni spazio dal limite dell'area e quindi diventa difficile per i giocatori del Milan arrivare, ecco Prati lo scambio con Rivera, attenzione il pallone e poi l'ottimo intervento rovesciato da parte del difensore dell'Atalanta. Milan che ci sta provando, la posta in palio altissima è quella del primo posto
Milan che a due giornate dal termine ha un punto di vantaggio sul Cagliari. Attenzione Zignoli, Zignoli fermato da Maggioni. E quindi dicevamo che è importante per il Milan chiudere questa giornata con una vittoria. Attenzione Prati, Benetti, il lancio per Zignoli, ma la palla viene messa in calcio d'angolo dal difensore capitano Maggioni. Biesiolo alla battuta. Attenzione, palla dentro, il colpo di testa di Pierino Prati, non trova nessuno Rivera, attenzione Rivera al limite, il tiro di Rivera, c'è il gol del capitano del Milan, dunque Milan in vantaggio sull'Atalanta ed è un gol importantissimo perché potrebbe dire molto in chiave scudetto questa rete, questo vantaggio che Milan adesso deve cercare di mantenere fino al termine. Perché quando manca una giornata del termine potrebbe dire Milan 45, questo è veramente importante, e anche se il Cagliari dovesse vincere sarebbe sempre sotto di un punto, quindi a 90 minuti dal termine. Poi ci sono le ultime due partite, il Milan ricordiamo gioca in casa contro il Catanzaro e il Cagliari va in trasferta a Mantova, dunque tutto sembrerebbe a vantaggio del Milan e stiamo a vedere come terminerà questa gara, vedremo che approccio avranno i giocatori del Milan e quelli anche dell'Atalanta. Milan dunque che per il momento assolve bene al suo compito, il compito era quello di vincere a Bergamo e ci sta riuscendo. Attenzione, un pallone pericolosissimo che non è stato agganciato da Magistrelli. Rivera, Zignoli. Grande partita di Giulio Zignoli, ciao Paolina, Benetti, Paola Zignoli, la sorella di Giulio, che segue i nostri e c'è la grandissima parata di Rigamonti. Ecco, rivediamo il tiro. Il capitano tocca lì dietro, la grandissima parata di Rigamonti in calcio d'angolo. Sabadini, dentro per Pierino Prati, Rigamonti esce, allontana, Vavassori, il rilancio in avanti, recupera il pallone Schnellinger, Milan che sta giocando una grande partita, certo inizialmente attenzione, Villa il tiro e c'è il secondo gol del Milan, dunque Milan 2 Atalanta 0 e a questo punto si può dire che la gara potrebbe essere archiviata, gol di Villa, dunque Milan che si porta sul 2-0 e a questo punto possiamo veramente dire che la pratica Atalanta potrebbe essere archiviata per il Milan. Ecco il gol di Villa, il passaggio di Bigon, il gran tiro di Silvano Villa che raddoppia per il Milan. Dunque Villa entra nel tabellino dei marcatori, il tiro che batte Rigamonti, dunque Milan 2 Atalanta 0. Vavassori, il lancio per Doldi, colpo di testa a liberare Magistrelli, ma la meglio Maldera, dunque Schnellinger opera un lancio verso Pierino Prati che però è fermato, dunque riparte l'Atalanta con Maggioni, tocco per Sacco, questi per Pirola, il lancio per Moro, Moro dentro per Magistrelli che però non aggancia, poi Pirola, Moro, il tiro di Moro, la grande parata di William Vecchi in calcio d'angolo, Atalanta che si sta facendo viva in questa ultima parte del primo tempo. Ecco, rivediamo il gran tiro e la bellissima parata di William Vecchi che mette in calcio d'angolo. Ecco Vecchi, corner per l'Atalanta, Pirola la battuta. La palla dentro, il colpo di testa e poi il gol del pareggio, scusate, del 2-1 di Magistrelli. Dunque Atalanta che accorcia le distanze e la partita quindi si riapre. Milan che deve stare attento, ha abbassato troppo la guardia e ne ha subito le conseguenze. Con questo gol di Magistrelli c'è stato il colpo di testa di Doldi, la parata di Vecchi.
e quindi il gol di Magistrelli che accorcia le distanze, di fatto riapre la partita, una partita che sembrava già chiusa. Sconsolato il portiere rossonero Vecchi, dunque Milan che subisce proprio alla, quasi al termine del primo tempo, il gol del 2-1. E questo per gli atalantini è importante perché vorrebbe dire affrontare il secondo tempo con attenzione, bellissimo il colpo di tacco del capitano per Pierino Prati, tenta di liberarsi Prati, il tiro, la parata di Rigamonti. È una partita veramente molto bella quella che si sta giocando qui a Bergamo, due squadre che non si stanno risparmiando. Zignoli alla rimessa in gioco, Biesiolo, Rivera, Biesiolo, il cross, il colpo di testa, la palla che torna sui piedi dei rossoneri, Sabadini, scusate, Bigon, ancora Sabadini. Sabadini, il cross verso Pierino Prati che prova a saltare ma non riesce a colpire di testa, ma ancora mai poco, infatti è finito il primo tempo. Milan a Bergamo, Milan 2, Atalanta 1, gol di Rivera al 31esimo, Villa al 38esimo, Magistrelli al 43esimo. Dunque il Milan sta vincendo sul terreno degli atalantini per 2-1, un Milan che sembrava destinato a concludere il primo tempo sul 2-0, invece l'Atalanta ha riaperto i giochi con questo gol a proprio un minuto dal riposo e adesso veramente i secondi 45 minuti saranno veramente importanti e particolari e speriamo che le due formazioni diano vita ad una partita accesa a livello agonistico, ma sempre mantenendo ovviamente i canoni della sportività da una parte e dall'altra. Sicuramente comunque sarà una bella lotta tra le due formazioni, ripetiamo, per l'Atalanta oggi sarebbe importante non perdere vista la sua classifica delicatissima, mentre per il Milan è importante una vittoria, anzi importantissima, anche perché nella prossima giornata, l'ultima, giocherà in casa con il Catanzaro e quindi insomma sarà veramente decisiva, forse più questa partita che non quella casalinga col Catanzaro dove il risultato appare scontato. Bene, linea al terreno di gioco. Riprendiamo qui da Bergamo per questo secondo tempo tra il Milan e l'Atalanta, o meglio tra l'Atalanta e il Milan. Milan che conduce per 2-1. Una partita che sembrava chiusa sul 2-0, poi il Milan ha tirato un po' remi in barca e l'Atalanta ne ha approfittato segnando il 2-1 con Magistrelli. Attenzione ai rossoneri in avanti, fermata l'offensiva milanista, recupera il pallone Benetti, poi viene fermato, quindi Magistrelli tiene palla, Magistrelli, il tocco troppo corto per raggiungere Moro. Villa, pallone per Biesiolo, attenzione Biesiolo, il cross, il colpo di testa del capitano e la palla, ecco, rivediamo, molto bella questa azione, Villa, il tocco, il cross, il colpo di testa, non credo ci sia deviazione da parte di Maggioni, ecco il disappunto del capitano rossonero e difatti si riprende con una rimessa dal fondo. Palla che torna ai rossoneri, Sabadini, Villa, autore del gol del 2-0, attenzione a Tarantini che conquistano un pallone, Magistrelli guida l'offensiva, Moro per Sacco, in lotta con Zignoli che ha la meglio, dunque Biasiolo, Prati, Doldi, Magistrelli dal limite, fermato Magistrelli, Maldera, Milan che è un po' troppo distratto in difesa, Rocco dalla panchina urla e probabilmente ha capito anche lui che sono deconcentrati i suoi ragazzi e quindi dà la carica.
Maggioni, Sacco. Attenzione, Sacco entra in area tallonato da Biesiolo, poi preferisce toccare per Moro. Attenzione, Moro dal limite, Doldi, il tiro, la palla carambola sui piedi di un difensore milanista, quindi termina fuori. Ci sarà un calcio d'angolo per l'Atalanta. Ecco, rivediamo il tiro e la palla che termina sul fondo. È stato Maldera a deviarla. Villa, scusate, Pirola la battuta, palla dentro, il colpo di testa e c'è il gol del pareggio dell'Atalanta. Colpo di testa che dà il gol del 2-2, dunque Atalanta 2, Milan 2, clamoroso a Bergamo. Il Milan si è fatto raggiungere e la squadra, lo abbiamo detto già nel corso del primo tempo, dopo aver raggiunto il secondo gol, è come se avesse tirato i remi in barca, come dire, siamo ormai, abbiamo raggiunto l'obiettivo, possiamo anche allentare la presa, ed hanno sbagliato, perché l'Atalanta non ha mai smesso, dopo aver subito il 2-0, di attaccare, di cercare il gol, e difatti è arrivato il gol del pareggio. Adesso ci sarà una partita, credo, da qui alla fine veramente incandescente. È stato Savoia intanto a pareggiare, perché Milan assolutamente deve vincere. E qualora dovesse pareggiare questa partita, il Cagliari dovesse vincere la sua, attenzione intanto Rivera dal limite, il Cagliari dovesse vincere la sua contro la Sampdoria, a 90 minuti dal termine ci troveremmo con una coppia in testa, Milan e Cagliari, e nel caso al termine della trentesima fossero ancora a pari punti, ci dovrebbe, anzi sicuramente si giocherà per regolamento lo spareggio. Ricordiamo che nel campionato di Serie A si è giocato nella realtà una volta solo uno spareggio, ed è stato quello tra Bologna e Inter, gara vinta poi dai bolognesi. Ed è veramente strano come in tanti anni di campionato solo una volta due squadre abbiano fatto gli stessi punti, appunto Bologna e Inter. Comunque torniamo qui alla partita di Bergamo, l'uscita di William Vecchi di pugno. Ecco William. Rivediamo il tiro, l'uscita di pugno, il cross più che il tiro. Calcio d'angolo, Sacco alla battuta, rossoneri che devono stare attenti poiché il gol del pareggio è arrivato da un calcio d'angolo. Il pareggio di poco fa di Savoia. Attenzione, attenzione, il tiro, la palla termina fuori di pochissimo. Milan che sta rischiando di subire addirittura il terzo gol, e un Milan quasi tramortito dal gol del pareggio atalantino, adesso ha rischiato addirittura di subire il terzo gol con questo tiro che è terminato fuori a fil di palo. La rimessa di Vecchi, Sabadini. Avanza Tato, che salutiamo, caro amico Tato Sabadini. Rivera, Bigon, Sabadini che si è sganciato, vediamo se riuscirà a crossare. Il cross teso, il colpo di testa all'indietro, non ha trovato nessuno, attenzione Bigon cerca lo spazio, poi il tocco ancora per Sabadini. Il cross di Tato Sabadini, pallone allontanato dai difensori dell'Atalanta che poi gestiscono il pallone. Bianchi, Divina, il tocco all'indietro per il portiere Rigamonti. Atalanta che sta lottando per non retrocedere, dunque il risultato positivo contro il Milan sarebbe importante. Una partita veramente difficile questa, un testa coda drammatico, perché da una parte si lotta per lo scudetto, quella rossonera, mentre dall'altra si lotta per non retrocedere. Tra l'altro l'ultima partita vedrà impegnati in casa nuovamente gli atalantini, questa volta contro il Napoli, che è una diretta concorrente per non retrocedere. Dunque un finale drammatico di questo campionato, sia in testa che in coda. Attenzione Maggioni, il cross di Maggioni per Moro, l'uscita di William Vecchi risolve tutto.
siamo ormai alla fine di questa partita, con il Milan che non riesce a trovare le idee giuste per impensierire i rigamonti, un Milan che ha bisogno di questa vittoria, così come ne avrebbe bisogno l'Atalanta, che però potrebbe anche accontentarsi di questo pareggio, poiché ottenuto contro la prima della classe. Il Cagliari, dal canto suo, ha fatto un girone di ritorno strepitoso, inanellando risultati utili uno dietro l'altro, fino ad arrivare ad agganciare il gruppetto di testa che era composto da Milan, Juventus e Torino. Poi il Torino si è perso strada facendo, la Juventus è ancora in lotta ma è dietro di 2 punti, e quindi insomma vedremo come terminerà questa giornata per poi capire come si andrà a finire. Intanto siamo ormai alle ultime battute di questa partita. Ecco l'assalto, il nuovo assalto del Milan, potrebbe essere l'ultimo. Sabadini in lotta con Divina, tiene palla il cross di Sabadini, attenzione, non salta Pirino Prati, troppo alto il passaggio, recupera però il pallone Prati che prova un cross però troppo affrettato e la partita termina. Atalanta e Milan 2-2, gol di Rivera, Villa, Magistrelli e Savoia. Da Bergamo è tutto, la linea allo studio. Dunque, finita la partita con questo risultato che sotto certi aspetti ha del clamoroso, Atalanta 2, Milan 2, un Milan che con questo risultato si è complicato la vita a 90 minuti dal termine di questo campionato avvincente, un Milan che ha gettato alle ortiche 2 gol di vantaggio e al posto di trovare il terzo gol, quello che le avrebbe dato la tranquillità, si è complicato la vita da solo. Dunque non ci resta che aspettare gli ultimi minuti di questo campionato, gli ultimi 90 minuti, un Milan che è stato raggiunto in testa alla classifica dal Cagliari che, come potete sapere, ha vinto la sua partita contro la Sampdoria, quindi a 90 minuti dal termine Milan e Cagliari sono appaiate in testa al comando con 44 punti. Ricordo che in caso di parità si dovrà disputare uno spareggio. Bene, allora da Bergamo è tutto, la linea allo studio.